Siamo con un mister Muzzi arrabbiato perché l'Empoli poteva e meritava di uscire con un altro risultato dal San Vito. Sì, ha detto l'Empoli ha fatto la partita con un buon Cosenza, però credo che è l'Empoli che ha fatto la partita. Non ci hanno dato un gol, abbiamo provato a pareggiarla in 10 dopo un'espulsione che non l'ho capita. Però siamo sulla strada giusta, dispiace per il risultato, dispiace come è venuto il risultato e niente, ci dobbiamo rimboccare le maniche e lavorare questi giorni che ci aspetta una partita dura contro Livorno. Al di là degli episodi l'Empoli ci ha provato, ha sfiorato il gol con Mancuso nel finale con la Gumina, la situazione per pareggiarlo c'erano e forse quel passo avanti pensando alle ultime trasferte si è visto. Sì, ma c'era pure il primo tempo abbiamo avuto l'occasione con Fantacci che l'ha lisciata, abbiamo avuto l'occasione con Mancuso che è scivolato l'abbiamo creata, credo che abbiamo fatto gioco, abbiamo tenuto palla perché loro tutti chiusi dietro, era una partita con cross che... Non so se mi sbaglio, ma un cross fatto dal Cosenza e ci siamo ritrovati sotto. Sono stati bravi i ragazzi a avere pazienza, poi questa espulsione, il gol non dato, tante occasione pure data da delle Cosenza all'ultimo perché noi volevamo pareggiare questa partita e ci siamo spinti troppo avanti, però ci poteva stare. Però i ragazzi dopo quello che è successo erano nervosi, erano arrabbiati perché... E fa male del calcio perché posso capire un centimetro ma non posso capire un metro, questo non lo posso accettare. L'Empoli è partito con un centrocampo giovanissimo che ti ha dato probabilmente le risposte che ti aspettavi. Sì, sono stati bravissimi sia Ricci sia Fantacci, mi dispiace per Davide Frattesi, vediamo se speriamo che non ha nulla. Però sono contento pure quando è entrato Dezzi, ha fatto la parte sua, ma sono contento di tutti per la loro mentalità e quello è quello che chiedevo, non hanno mollato, abbiamo avuto le occasioni per pareggiare e andiamo avanti, te l'ho detto, sono deluso perché parliamo di arbitro, cioè, qua ho detto sì, ma io spero che loro prendano provvedimenti perché veramente non si può andare avanti così. Mister, la rabbia l'Empoli adesso la dovrà rimettere in campo per chiudere al meglio questo 2019 e chiuderlo al Castellani nel migliore dei modi domenica sera. Sì, ma l'ho detto ai ragazzi, sono orgoglioso di loro e questa rabbia che ci abbiamo dentro la dobbiamo mettere domenica contro Livorno perché ci hanno tolto qualcosa e a loro soprattutto che stanno lavorando bene, la strada giusta, ma loro sono convinti di fare un'ottima prestazione contro Livorno.